Autoprototipo esplosa, si indaga per omicidio. La procura di Napoli al lavoro per chiarire le cause della tragedia sulla tangenziale costata la vita alla ricercatrice del CNR. Sul veicolo prototipo si sarebbe sentito un forte odore di alcol prima della deflagrazione. Spari in piazza Mercato, giovane ferito nella notte. Si torna a sparare a Napoli, un 21enne residente a Ponticelli è già noto alle forze dell'ordine. È stato colpito alla gamba destra. Ai carabinieri ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina. Investito mentre attraversa, ancora un morto a Salerno. Tragedia sulla litoranea tra Salerno e Ponte Cagnano. Il 51enne Antonello Mogavero, travolto e ucciso prima di entrare in un locale. Intanto il governo annuncia una stretta per chi viola il codice della strada. Cittadini divisi. La storia di Benevento sulle pagine di Topolino, presentato al Teatro Comunale il fumetto Panini, che ha dedicato un'avventura all'Appia Antica, la strada dei Romani candidata al riconoscimento UNESCO. Il sindaco Mastella rilancia l'appello al decoro per conquistare i turisti. Parco della stazione La Svolta ad Avellino, nasce la cittadella green alla porta orientale del capoluogo irpino. Presentato il progetto in partnership con Ferrovie dello Stato, il sindaco festa, iniziativa ambiziosa. La notte di Tiziano Ferro, show allo stadio Maradona, entusiasmo a Napoli per il concerto dell'artista davanti a 43.000 spettatori, fan anche da fuori regione per l'unica tappa campana del tour negli stadi, in programma anche un duetto con Massimo Ranieri. Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura alla cronaca. Auto esplosa in tangenziale, la procura indaga per omicidio colposo. Nel prototipo in uso al CNR si sarebbe sentito un forte odore di alcol prima dello scoppio. Intanto si prega per il giovane tirocinante Fulvio Filace. Vediamo il servizio. Prima che l'automobile esplodesse sulla tangenziale di Napoli, nell'abitacolo si sarebbe diffuso un forte odore alcolico. È quello che avrebbe raccontato ai primi soccorritori Fulvio Filace, il 25enne rimasto gravemente ferito, che era nell'Apolo insieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati, morta per le ustioni. Con il decesso si aggiunge quella di omicidio colposo alle ipotesi di reato su cui sta lavorando la procura. Le altre sono di lesioni gravi, colpose ed incendio, tutte a carico di ignoti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del RIS. L'auto esplosa in tangenziale a Napoli era un prototipo ibrido a benzina ed energia solare. Intanto il ragazzo si trova ancora in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, dove in poche ore c'è stata una grande gara di solidarietà per donare il sangue. Un gesto di generosità che si spera adesso continui anche in futuro. È una cosa triste, c'è stata una grossa partecipazione popolare sia qui alla struttura trasfusionale che con le associazioni convenzionate con noi che raccolgono il territorio, che hanno fatto sì che si è innescata questa macchina di solidarietà, che è molto bella, però torno a ripetere, in questo momento non c'è assolutamente emergenza di emocomponenti, per cui sarebbe bene se queste persone potessero continuare a donare o venire a donare nei giorni a seguire e continuare per tutta l'estate. Invito tutte le persone che possono diventare donatrici di sangue e anche di plasma in aferesi, che è un altro degli emocomponenti di cui la nostra regione soffre la carenza. Un giovane di 21 anni è stato ferito la scorsa notte a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il giovane, riferiscono i carabinieri, residente nel quartiere Ponticelli, è già noto alle forze dell'ordine, era in piazza Mercato con alcuni amici sconosciuti, avrebbero tentato di rapinarli e uno di loro avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco, ferito alla gamba destra. Il 21enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare da alcuni conoscenti. Non è in pericolo di vita, sono intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della stazione Ponticelli. Indagini dei carabinieri della compagnia Stella invece per chiarire la dinamica. Nuovo codice della strada 2023, dalla stretta sul cellulare al casco e targa per monopattini. Cittadini divisi sulle restrizioni del governo, ma c'è chi invoca più controlli.
Approvate le nuove norme per la sicurezza stradale e la riforma del codice della strada. Si tratta di 18 articoli finalizzati a garantire maggiori tutele agli utenti della strada. Il titolo primo è dedicato alle misure di contrasto per chi si mette alla guida drogato o ubriaco, obbligo di montare sull'auto l'alcol lock, il dispositivo che impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera lo zero. Tolleranza zero anche per l'uso dei telefonini alla guida. In questi casi scatta la sospensione breve della patente. Beh, gli automobilisti al telefono sono un pericolo incombente, questo è evidente, per sé e per gli altri. Se devi togliere l'auto poi, insieme al telefonino. Fin quando uno fa male a se stesso non fa niente, ma quando poi fa male agli altri e allora diventa complicato. Ci auguriamo che questi interventi poi possano limitare, far diminuire i numeri di incidenti. E poi attenzione alla nuova mobilità, casco obbligatorio, targhe e assicurazione per i monopattini. Mi sembra giusto perché sono morte tante persone, quindi è il caso che il casco diventi obbligatorio. Sono assolutamente contrario perché si rischia poi di esagerare con le spese. Il monopattino è una spesa che non ha consumi neanche in termini energetici. Tassarlo diventa poi un problema per gli italiani e quindi per le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. La presenza dei monopattini è diventata così invasiva che non poteva rimanere priva di una propria regolamentazione, quindi una stretta mi sembra assolutamente condivisibile. Investito e ucciso mentre attraversava la strada per entrare in discoteca, è morto così nella notte il 51enne Antonello Mogavero, l'incidente sulla litoranea tra Salerno e Ponte Cagnano Faiano. Stava attraversando la strada per entrare in discoteca ma è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa. È morto così Antonello Mogavero, 51 anni. L'incidente è avvenuto nella notte sulla litoranea tra Ponte Cagnano e Salerno, nei pressi di uno dei locali più noti della zona. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Mogavero. Inutili purtroppo i soccorsi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, ma intanto il territorio salernitano piange un'altra vittima della strada. Abbiamo inaugurato la stagione estiva e del divertimento, come giusto che sia, con un mortale. Un mortale dove la vittima è un giovane che andava a divertirsi e pur attraversando sulle strisce pedonali è stato sbalzato per circa 80 metri e quindi è stato un colpo fatale. Nelle ultime ore una serie di incidenti hanno provocato 4 vittime tra città e provincia. Per le associazioni che si occupano di sicurezza stradale è più che mai doveroso rafforzare i controlli. Non bastano gli appelli, non bastano gli incontri nelle scuole dove inculcare il seme della legalità. Legalità che riguarda soprattutto il rispetto delle norme del codice della strada. Ieri il ministro Salvini ha presentato le nuove norme sul codice della strada, ma quello che noi chiediamo a gran voce sono i controlli da parte delle istituzioni, ma anche le pubbliche polizie, quindi i corpi di polizia hanno bisogno di potenziamento. Oltre 500 orologi contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nel corso di una serie di interventi finalizzati alla tutela del Made in Italy. Marche note come Maserati e Philip Watch con tanto di confezioni ed etichette, tutti prodotti fasulli però. Nel mirino delle Fiamme Gialle, 3 società napoletane specializzate nella vendita online di orologi. Il blitz è scattato all'interno di un magazzino dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 500 orologi. 3 rappresentanti legali delle aziende sono stati denunciati. La merce, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 130.000 euro. Scuola e turismo al centro delle iniziative del Consiglio regionale, approvati provvedimenti volti a migliorare sia nel caso della scuola che dei musei la situazione e l'appetibilità delle aree interne. Aree interne al centro delle iniziative dell'ultimo Consiglio regionale. Picarone per il PD, infatti, ha illustrato le modifiche apportate alle disposizioni urgenti sull'adeguamento normativo all'indomani delle indicazioni e dei rilievi posti dal governo. Dal diritto allo studio, per esempio, alcune norme sono molto importanti e riguardano anche alcune attività turistiche come
la disciplina delle case vacanze che viene allineata a quella degli affitti turistici. Ci sono altre disposizioni all'interno del corpo più complessivo, per esempio quelle che riguardano il diritto allo studio, anche sono molto interessanti. Delegifichiamo per lo più ed evitiamo che sia troppo burocratizzato la procedura che riguarda il diritto allo studio. Importante poi l'ok alla legge sugli ecomusei e sul turismo itinerante, in particolare per le potenziali ricadute sulle aree interne. Gli ecomusei sono già una realtà in Regione Campania. Proprio di recente è stato inaugurato un ecomuseo a Scampia, ce ne sono nel Salernitano, nel Casertano, altri sono in fase di costituzione. Una tipologia di museo che nasce dal basso e prevede un patto di tutta quanta la comunità. È perfettamente coerente la legge che abbiamo approvato con l'IPIC, che è appunto il patrimonio immateriale culturale della Regione Campania, che la Giunta sta promuovendo. In questo modo quindi rafforziamo l'offerta culturale della Regione, rafforziamo l'offerta museale. La storia di Benevento sbarca su Topolino. Il teatro comunale ha ospitato la presentazione del celebre fumetto Panini, che ha dedicato un'avventura all'Appia antica. L'Appia o l'Appia Traiana? Dove sarà andato il professor Zapotec? Lo scopriranno Topolino e Pippo, che sulle vie della storia arrivano nel Sannio e a Benevento. Artibani racconta così l'avventura che il celebre fumetto Panini ha dedicato alla città sulla scia della candidatura UNESCO dell'Appia antica. Topolino passerà in due luoghi, cioè Benevento e Buonalbergo al Ponte delle Chianche. Quindi è un'avventura divisa tra il presente, perché i personaggi arrivano a Benevento oggi, e poi con la macchina del tempo ci sposteremo nel 109 d.C. e vedremo l'arco in costruzione, per raccontare due aspetti della città tra ieri e oggi e spiegare ai lettori cosa c'è da vedere a Benevento e nei dintorni. Oggi in un gremito teatro comunale la presentazione del lavoro. La candidatura della Via Appia è una candidatura, diciamo, che evidenzia innanzitutto il ruolo che è stato della Via Appia, e quindi anche il ruolo comunque della romanità nella civilizzazione di territori immensi quali sono stati quelli dell'impero romano. È un'opportunità ulteriore per coinvolgere soprattutto le fasce di bambini, diciamo, quindi il target dei pubblici più piccoli. E il sindaco Clemente Mastella ha richiamato la città al decoro in vista dell'importante marchio che darà nuovo impulso al turismo. Il fatto stesso che la Panini con i suoi prodotti ha un riverbero ed un'espansione, diciamo, quasi mondiale. È ovvio che nel momento in cui parlano di Benevento e sottolineano la presenza di Benevento, legandolo alla definizione che dovrebbe arrivare tra non molto per quanto attiene alla seconda stella, dico io, dell'UNESCO a Benevento, per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Nasce una cittadella green alla porta est del capoluogo irpino, la presentazione del progetto questa mattina al comune di Avellino. Una smart city che abbraccia la stazione ferroviaria e l'intera area di Borgo Ferrovia. Al comune di Avellino questa mattina è stato presentato l'ambizioso progetto di riqualificazione della porta est della città. Si tratta di un intervento messo in atto con una partnership con Ferrovie dello Stato, che vede l'implementazione di diverse azioni di restauro, manutenzione e miglioramento generale del decoro urbano, ha detto il sindaco Festa. Un luogo da vivere, da far vivere al quartiere, ma non solo. Luogo che collega, se ci avete fatto caso, c'è un ingresso direttamente da Tripalda, quindi c'è un luogo anche che connette fisicamente a Tripalda e Borgo Ferrovia, e poi l'hub internodale per mettere in connessione il trasporto su gomma e quello su rotaia, in modo finalmente da potenziare il trasporto pubblico locale, soprattutto per quanto riguarda l'urbano, e tenere fuori sempre di più l'extraurbano. In 3 anni abbiamo rimodellato e rilanciato un quartiere. Ora sui lavori attendiamo i tempi tecnici, ma il grandissimo lavoro necessario è stato già effettuato. In realtà anche per il parco c'è un progetto che sarà sviluppato. Ovviamente stiamo immaginando di implementare le attrezzature, anche di promuovere qualche iniziativa interessante. Ovviamente ve ne darò notizia più in là, per dare il giusto spazio stamattina al parco della stazione.
È stata sequestrata la salma della piccola Lucia, la bimba di soli 7 anni di Montecorvino Rovella, deceduta all'ospedale Santo Bono di Napoli. I genitori della bambina hanno sporto denuncia, scattata l'inchiesta. Verrà effettuata l'autopsia per chiarire le reali cause della morte della piccola, avvenuta nella mattinata di lunedì. In un primo momento la bambina, a causa di una febbre alta, era stata ricoverata all'ospedale di Battipaglia, dove le sarebbero stati riscontrati dei valori preoccupanti, tanto da rendere necessario il trasferimento nel nosocomio partenopeo, avvenuto però dopo 2 giorni per carenza di posti letto. Poi le condizioni della bimba sono precipitate fino alla morte. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Montecorvino Rovella. Conto alla rovescia per la tappa partenopea del Tour di Tiziano Ferro. Questa sera in scena allo stadio Maradona la città si mobilita. È la sola tappa campana del Tour TZN 2023, grande attesa per il concerto di Tiziano Ferro a Napoli questa sera alle 21 sul palco dello stadio Diego Armando Maradona. Tornare sul palco, cantare canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni e vedere che prendono forma, diventano qualcosa di sempre nuovo anche nel 2023, penso sia la vera magia della musica, ha detto Tiziano Ferro per presentare il live che sta riscuotendo un successo incredibile in tutta Italia, da Torino a Milano, da Firenze a Roma. È la nostra storia in 30 canzoni, ha detto il cantautore, pronto ad infiammare i Napoli, annunciando una performance ricca di sorprese e di omaggi al pubblico partenopeo e capace di mescolare pezzi storici, nuove creazioni ed improvvisazioni. E la città si mobilita con regole per evitare caos e disagi. Il vertice tra il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba e l'assessore ai trasporti Cosenza ha stabilito il prolungamento di orari per metro e mezzi EAV, trasporti su ferro fino alle 2 di notte, apertura delle funicolari di Montesano e Mergellina e più parcheggi in zona stadio a prezzi calmierati. Inoltre il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, 3 ore prima dell'inizio del concerto e fino a cessate esigenze all'interno dello stadio e negli esercizi commerciali nelle vicinanze. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Polemiche e critiche per l'annullamento della presentazione a Salerno del libro Scusa papà ma tifo Napoli dell'ex ministro Gaetano Quagliariello. Lo ha deciso l'autore dopo l'attacco del consigliere Celano, che ha definito l'evento provocatorio. Ha suscitato grandi polemiche a Salerno l'annullamento della presentazione del libro dell'ex ministro Gaetano Quagliariello. Scusa papà se tifo Napoli, che si sarebbe dovuta tenere alla biblioteca provinciale giovedì 29 giugno. L'evento aveva ricevuto le critiche del consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, che l'aveva definito inopportuno e provocatorio, credendo potesse acuire le rivalità calcistiche tra le due città. Stupito dell'accaduto Quagliariello, che sulla vicenda ha detto: uno scrive un libro di quel tipo, insomma, con intenti fondamentalmente ludici, magari anche nel titolo, no? C'è un po' di sfottò, quello bonario che si fa tra tifosi, ma nei confronti degli juventini, certamente nei confronti di Salernità. Se poi appunto la cosa viene assunta in altro modo, vabbè, cioè nella vita ci sono delle cose che uno è costretto a fare, altre ne può fare a meno. È un peccato, anche perché insomma ci dovrebbe essere una solidarietà meridionale. Ci saranno altri modi per recuperare, certamente il rapporto con Salerno non è minimamente in discussione. A comunicare il forfè di Quagliariello è stato lo scrittore Amleto De Silva, che avrebbe dovuto dialogare con lui, spiegando che la presentazione di un libro deve essere una festa, se arriva qualcuno a rovinarla è inutile farla, non è la prima volta che accadono cose del genere a Salerno. Meno di 20 giorni fa protagonista un altro scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni, che ha disertato Salerno Letteratura dopo le critiche ricevute dal consigliere Cammarota, sempre per divergenze di tifo. Trasporto pubblico, arrivano nuovi fondi per rinnovare il parco mezzi. Air Campania acquisterà 200 nuovi bus per migliorare la sicurezza e l'ambiente. Addio ai bus in panne sull'autostrada, mezzi inquinanti e vetusti. La Regione Campania investe sul trasporto pubblico locale e mette in campo circa 220 milioni di euro per il rinnovo dell'intero parco macchine regionale.
La previsione, infatti, è l'acquisto di 676 nuovi veicoli. Si conferma la centralità di Air Campania, l'azienda irpina, a cui sono destinate risorse pari a circa 60 milioni di euro, che consentiranno di acquistare 200 nuovi bus. I 60 milioni di euro permetterebbero all'Air Campania di un attimino rinnovare il parco automezzi. Si parla di 220 automezzi nuovi e quindi sarebbe davvero un toccasana per la società. È importantissimo sia per la messa in sicurezza degli autisti, che spesso e volentieri si trovano con gli automezzi in panne, soprattutto quando si fanno lunghe tratte, e sia per la tutela dei cittadini e degli utenti, che garantirebbero, così verrebbero garantiti degli spostamenti sicuri, rapidi ed efficienti. Una buona notizia per i pendolari, ma anche per l'indotto e l'ambiente. I nuovi veicoli avranno una dotazione tecnologica all'avanguardia che renderanno possibile una fruizione sempre più smart. Sono i lavori pubblici a ridisegnare l'aspetto di Benevento, importanti quelli previsti per il trasporto pubblico sia urbano che extraurbano. Finalmente progettato un terminal bus adiacente alla ferrovia. Vediamo il servizio. Tra i tanti lavori in esecuzione o programmati a Benevento, quello di maggior impatto sarà sicuramente il nuovo terminal, con la stazione centrale ridisegnata per adeguarla all'alta velocità capacità Napoli-Bari. Un nuovo terminal dei bus dunque adiacente stavolta alla stazione ferroviaria centrale. Attualmente infatti un terminal extraurbano si trova nel pieno centro cittadino a ridosso della buffer zone UNESCO, l'altro decentrato a Rione Libertà e quindi lontano dalla stazione ferroviaria. Che sarà quello nell'area adiacente alla stazione ferroviaria RFI e quindi insomma avremo un terminal che ha una logica, andremo a concentrare lì l'arrivo e la partenza di tutti gli autobus urbani e extraurbani. Nella fase momentanea dovremmo delocalizzare la sosta degli autobus, ci stiamo già confrontando anche con i gestori, quindi con i proprietari delle società degli extraurbani per poter, e quindi con Confindustria, per poter valutare insieme quelle soluzioni migliori. Di qui l'esigenza di rimodulare anche il trasporto pubblico urbano. La necessità di poter far sì che comunque gli extraurbani possano toccare quanto meno possibile la zona centrale della città. Potremo poi ridisegnare anche una mobilità cittadina molto ma molto più importante, soprattutto andando a toccare quelle zone di Benevento che non sono mai state toccate. Era l'ultimo servizio, termina qui questa edizione del TG, grazie di averci seguito.